moltissimo per questa vicinanza e, come detto anche ieri, la attendiamo qui in visita presso la nostra struttura. A lei la parola. Grazie, grazie di cuore, buongiorno a tutti. Io vi porto per prima cosa i saluti della vicepresidente assessora al welfare Letizia Moratti. Sono saluti non formali, ma davvero di cuore, perché sapete che il suo impegno in questo ambito, nell'ambito del disturbo psichico, delle dipendenze e anche delle persone con problemi legati al circuito giudiziario, nasce molto prima dell'attuale incarico, fa proprio parte, come dire, del suo impegno di vita, e quindi quando sente di queste iniziative è sempre molto interessata. E naturalmente poi anche i saluti del direttore generale, il dottor Pavesi. Mi dispiace molto non essere in presenza con voi, infatti io ringrazio il dottor Cristofori, ieri mi ha fatto registrare un messaggio, poi oggi sono riuscita, non sono in villeggiatura, ma a incastrare tra un convegno e l'altro, perché questo maggio è veramente densissimo di avvenimenti e di convegni, sono ripresi finalmente anche i convegni in presenza e io credo che sia davvero importante, perché vedo il convegno come un'occasione formativa, ma anche e soprattutto come un'occasione per incontrarsi, scambiarsi idee, riprendere quel dialogo che insomma è un po' difficile riprodurre online. Voi oggi trattate un tema molto importante che riguarda proprio i pazienti autori di reato e il percorso anche della residenzialità, comprensivo dell'utilizzo anche delle REMS. È un tema che ci sta molto a cuore perché ci sta anche ponendo moltissime criticità, criticità che in parte sono proprio intrinseche alla questione complessa, perché le comunità spesso lavorano su un'adesione del paziente, su una motivazione, su una volontarietà, mentre i pazienti autori di reato si trovano in una situazione più difficile, spesso di coercizione, quasi di forzatura, mi viene da dire, rispetto all'utilizzo della comunità. E quindi già la metodologia di base che hanno le comunità si trova a volte in difficoltà. Poi ci sono in gioco due mondi completamente diversi, il mondo della giustizia e il mondo della sanità, e spesso i tempi, i linguaggi, le modalità, le metodologie dei due mondi non coincidono, e quindi farli incontrare, farli alleare a favore dei pazienti è sempre un'operazione complessa. E le criticità poi purtroppo derivano anche dalle situazioni cliniche che vediamo, che sono sempre più complesse rispetto ad anni fa. Al disturbo psichico si aggiunge frequentemente un uso di sostanze oggi anche molto sofisticate, molto pericolose, che slatentizzano dei comportamenti anche di grande aggressività e che quindi poi vanno gestiti. E questo è anche un po' il risultato dei due anni che abbiamo passato e anche di quello che ancora ci aspetta, perché poi le notizie sono in parte buone, ma insomma non di completa risoluzione. E criticità che spesso, e questo poi è l'aspetto che mi interessa di più perché appunto il sistema lo gestisco, spesso derivano proprio anche dal sistema, perché ve lo dico con chiarezza, ci capita frequentemente di avere rifiuti da parte degli erogatori a farsi carico delle situazioni più gravi, e questo aspetto lo vogliamo capire meglio insieme naturalmente agli erogatori e agli altri attori del sistema. Abbiamo pazienti che non vengono accolti al di là del problema dei numeri, delle liste d'attesa, ma non vengono accolti proprio per la gravità, per la complessità. E quindi vogliamo comprendere se gli erogatori si sentono troppo soli nella gestione di questi pazienti, se non sentono alle spalle quel sistema dei servizi che ci deve o ci dovrebbe essere. E quindi è un tema su cui siamo fortemente impegnati a lavorare. Questo aspetto dei pazienti che non vengono accolti è diventato eclatante, è una vera urgenza, soprattutto rispetto ai minori e ai giovani. Tanto che la vicepresidente ha attivato un tavolo congiunto con il mondo della giustizia, su forte sollecitazione della presidente del Tribunale dei Minori di Milano, la dottoressa Gatto, del procuratore minorile Cascone. È un tavolo su cui ci ritroviamo con i colleghi della neuropsichiatria, con i magistrati di sorveglianza, con i magistrati della procura, proprio per esplorare tutte le possibili vie. E un analogo tavolo è stato avviato anche a livello nazionale dal Ministero della Giustizia, proprio con l'intento di andare anche a disegnare delle nuove unità d'offerta
che siano delle situazioni residenziali che stanno un po' a metà tra l'ambito educativo e l'ambito terapeutico, che abbiano anche una connotazione di lettura di tipo criminologico del reato, di educazione alla legalità per questo problema dei giovani. Vi dico, per darvi l'idea, che lunedì prossimo il ministro Cartabia sarà a Milano a visitare il carcere minorile, ma anche a parlare con tutti gli interlocutori alti delle istituzioni, da vicepresidente, il prefetto, eccetera, per trovare soluzioni a questa tematica. Ecco, ho fatto l'elenco delle criticità, ci sono per fortuna anche buone notizie, perché abbiamo avuto uno stanziamento importante dal Ministero della Salute proprio per andare a rafforzare i dipartimenti di salute mentale e i percorsi che riguardano le persone con problematiche di tipo giudiziario. Ci siamo visti proprio ieri mattina con il coordinamento dei direttori della psichiatria e dei direttori delle neuropsichiatrie e col nuovo direttore delle REMS di Mantova per capire come avviare delle progettazioni specifiche. Lo stanziamento è uno stanziamento importante, perché sono 11 milioni di euro che dobbiamo, vogliamo spendere bene. E quindi, anche alla luce di questo, attendo con ansia gli esiti di questa vostra giornata di lavoro, perché ogni suggerimento, sia per migliorare il sistema, sia per utilizzare i finanziamenti, è ben accetto. E quindi davvero vi auguro di cuore buon lavoro, spero davvero che sia una giornata proficua da cui trarre spunti futuri, e vi aspetto. Grazie. Grazie. Grazie dottoressa Sacchi, non mancheremo di mandarle la nota che ci richiede e gli atti del convegno. Sono tante le criticità, come ha evidenziato, anche qualche buona notizia. Noi, per dirle quello che accennavamo anche negli scorsi dialoghi, abbiamo un significativo numero di autori di reato presso la nostra struttura, sono più del 30%. Noi siamo privato sociale, tutto quello che rimane dalla gestione lo reinvestiamo nella nostra opera, nella nostra attività. Non abbiamo paura di accogliere anche chi ha doppie diagnosi, autori di reato e così, e ben volentieri saremo lieti di portare il nostro contributo ad alcuni dei tavoli che citava. Noi trattiamo pazienti maggiorenni, prevalentemente esclusivamente adulti, però insomma abbiamo qualche idea, le manderemo delle note di policy, e intanto la ringraziamo per essere stata con noi. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi. Avevamo invitato anche il direttore sociosanitario della ATS, il dottor Antonio Colaianni. Non è potuto essere dei nostri perché tutta la direzione è stata convocata in Regione Lombardia per importanti comunicazioni. Noi speriamo che portino a casa le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo per il 2022. Ormai fa metà maggio, speriamo che arrivino il più velocemente possibile. Però abbiamo avuto la fortuna di avere con noi una persona, Paola Passoni, che dirige il servizio presso l'ATS e diciamo è il braccio operativo esecutivo di regione. C'è sempre stato un ottimo dialogo sia sulle questioni di programmazione, diciamo così, più alta, sia sulle questioni più spicciole. Se non c'era dottoressa Passoni, vaccinare i nostri ospiti sarebbe stato particolarmente complesso, quindi abbiamo avuto un rapporto simbiotico io e la dottoressa Passoni a un certo momento dell'anno, per cui siamo riusciti a far vaccinare tutti efficacemente all'interno della nostra struttura. Lascio la parola a lei per un indirizzo di saluto. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto vi porto i saluti del direttore sanità, del direttore prima di tutto generale, dottor Carmelo Scarcella, e del direttore sociosanitario, dottor Colaianni, che appunto avrebbe dovuto essere qui con noi, ma purtroppo per gli impegni che ha già richiamato precedentemente il dottor Cristofori non ha potuto essere qui. E direi che è con piacere che ATS collabora oggi alla realizzazione di questo evento formativo su un argomento che è veramente molto importante, perché la cura e riabilitazione delle persone con patologie psichiatriche, autori di reato, è sicuramente, come ha già detto la dottoressa Sacchi, un'area che sta diventando sempre più importante nell'area della salute mentale, con tutte le criticità che ha già richiamato la dottoressa Sacchi.
Io credo che sia importante nella giornata, aprire la giornata di oggi anche richiamando un paio di concetti. Intanto il diritto di salute. Il diritto di salute che non è scontato e che è un diritto che viene sancito dalla nostra Costituzione per tutti i singoli individui, per tutte le persone. L'altro concetto che volevo brevissimamente richiamare è il fatto che la situazione che vede oggi la tutela della salute e in particolare quindi anche la tutela della salute mentale delle persone sottoposte a misure cautelative è oggi in capo al Servizio Sanitario Nazionale, ma non è sempre stato così. È così dal 2008. Precedentemente, invece, la cura, la salute e quindi anche la salute mentale delle persone autori di reato e quindi che entravano nelle carceri era sotto il Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria. Dal 2008, dal 1975 al 2008 è stato fatto tutto un percorso che non è stato ovviamente scevro di difficoltà e di accesi dibattiti, che ha portato appunto nel 2008 a questo passaggio, che è un passaggio che è stato importantissimo, importantissimo perché ha sancito prima di tutto il diritto di tutela alla salute sopra a quelle che sono invece poi tutte le questioni dell'amministrazione giudiziaria. E quindi anche la tutela della salute rientra ora nei piani di salute ed è all'interno del piano di salute per le persone sottoposte a misure cautelative che rientrano anche i progetti di inserimento delle persone con patologie psichiatriche autori di reato all'interno di strutture riabilitative psichiatriche residenziali. Essere qui oggi a confrontarci su quali possibili cure, su quali possibili riabilitazioni all'interno delle strutture residenziali è sicuramente molto importante ed è una questione appunto che di importante stimolo per tutte le persone che lavorano all'interno di questa di questo contesto. È importante anche per ATS proprio perché, come diceva la dottoressa Sacchi, ci sono ancora delle importanti difficoltà nel incontrare delle strutture che si facciano accoglienza per persone con disturbi psichiatrici autori di reato. Per tantissime ragioni, ovviamente, non per cattiva volontà, ma perché la gestione del paziente autore di reato è sicuramente una gestione che implica tante risorse, in alcuni casi più risorse che non appunto l'occuparsi di altri pazienti psichiatrici che necessitano di un percorso residenziale. E quindi nella mia pratica lavorativa incontro le criticità che ha già richiamato la dottoressa Sacchi e trovare delle modalità per poter fare in modo che invece ci sia più spazio, più accoglienza e quindi appunto quali cure, quali percorsi per queste persone è sicuramente importante. Non vi rubo altro tempo perché appunto credo che sia importante poi tutti gli interventi dei lavori. Grazie. Grazie dottoressa Passoni, grazie all'ATS con cui c'è un rapporto sinergico e di dialogo costante e continuo. Continuiamo il nostro focus molto rapidamente per lasciare poi spazio ai lavori. Abbiamo la fortuna di avere con noi Marco Merlini, che è l'attuale sindaco del comune che ospita la nostra struttura di Vedano al Lambro. Con il sindaco conosce da tempo la nostra realtà, abbiamo la fortuna che di professione fa il medico, fa il clinico e quindi insomma riesce a dare anche un contributo di merito rispetto alle tematiche del convegno di oggi. Con l'amministrazione comunale ci sono un po' di partite aperte, abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di valorizzare l'opera della fondatrice anche con una riqualificazione di via Alfieri e intitolando questo pezzo di strada pubblica alla sua memoria, insomma la pratica è avviata, stanno facendo le relative valutazioni, speriamo che a breve possano darci un feedback positivo. Lascio la parola a lei sindaco per un intervento di benvenuto, prego. Grazie, buongiorno a tutti, è per me un piacere portarvi oggi i saluti dell'amministrazione comunale di Vedano al Lambro per un convegno che è così importante, così insolito devo anche dire, non capita tutti i giorni di poter partecipare e di vedere un programma così ricco con dei relatori così autorevoli su un tema anche scomodo,
vorrei dire, non è davvero così scontato. Avere, io sono sindaco da ottobre, quindi da pochi mesi, però faccio il medico a Vedano, sono vedanese, sono nato qui. Avere a Vedano questa struttura è per noi un onore e un piacere. Qualche sindaco mi dice, ma a Vedano avete quella struttura là, le persone escono, dico sempre venite a vedere, io ho conosciuto bene questa struttura solo recentemente, venite a vedere che cos'è questa struttura, che cos'è la Fondazione Adele Bonolis Asfra. Le persone che la frequentano girano per il paese tranquillamente e sono assolutamente integrate con il tessuto sociale. Quindi avere questa struttura qui per noi è un piacere, come diceva dottor Cristofori, la collaborazione con l'amministrazione comunale è partita, noi abbiamo davvero intenzione di dimostrare che l'amministrazione pubblica e il privato che lavora bene possono davvero portare frutto anche solo nelle piccole collaborazioni. Sarà per noi un impegno importante quello davvero di riuscire ad avere a Vedano all'Ambro una strada, una piazza, un largo intitolato ad Adele Bonolis. Questo per me è un impegno e mi piace anche ribadirlo qui davanti a voi. Buon lavoro e buona mattinata. Ringraziamo il signor sindaco, lasciamo gli ultimi 2-3 minuti di intervento per una figura che per noi è fondamentale, non solo per l'assistenza spirituale che reca ai nostri ospiti, ma perché riteniamo che questa dimensione sia parte del percorso terapeutico riabilitativo. E quindi lascio la parola a Don Vincent per un'ultima carezza, diciamo, prima dell'inizio dei lavori scientifici dell'evento. Recentemente mi hanno chiesto di fare un prefazio a un libro di un psichiatra, Roberto Marchesini, e lui disse in questo libro, citando un psichiatra dell'Ottocento ma anche del Novecento, che all'origine di ogni disturbo psicologico, psichiatrico, è un conflitto con la realtà. Un conflitto con la realtà. Fui molto colpito a vedere questo perché io, che confessore, che guido tante persone, si tratta sempre di questo. L'infelicità nasce da un conflitto con la realtà e la riconciliazione con la realtà come può avvenire? Perché abbiamo buoni motivi di essere in conflitto con la realtà. Ognuno di noi ha ottimi motivi. I nostri ospiti hanno ottimi motivi di essere in conflitto con la realtà, eppure la loro guarigione è una riconciliazione. Io sono estremamente grato che per caso Dio ha voluto che io accompagnasse queste persone, questa opera e voi, perché per me è entusiasmante, perché questa riconciliazione con la realtà è perciò una strada di umana fioritura. Lo vivo io e quindi so che è possibile, se è stato possibile per me e per tutti. Bene, tutto qua. Non aggiungo altro, l'introduzione alla parte scientifica l'ha fatta Don Vincent molto egregiamente. Io ringrazio tutti per la partecipazione, veramente molto nutrita la giornata di oggi. Lascio la parola a chi di parte